Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Lunedì 12 ottobre è stata presentata presso il Bar Quattro Mori la stagione autunno-inverno della casa editrice Erasmo, che si trova in via degli Avvalorati 62, e della consociata Edizioni del Boccale. Abbiamo ascoltato alcuni dei partecipanti alla conferenza stampa di presentazione, cominciando con la proprietaria della casa editrice Erasmo, Gigliola Cognetta. Allora, questa presentazione della nuova stagione di pubblicazione Erasmo. Sì, sì, abbiamo lavorato molto quest'estate per preparare le uscite del periodo autunno-inverno e scherzosamente infatti Maurizio parla di stagione come se fosse appunto una cosa teatrale, perché ci sono state molte proposte per l'editore di scrittori locali e anche qualcuno capitato fuori di Livorno. Ci è sembrato opportuno sottolineare che in città ci sono delle realtà, appunto, non solo noi, delle realtà che operano, si danno da fare e danno voce a tutti questi personaggi che vedete, che sono una ricchezza, secondo me, per la città. Senti, ma ho notato una grossa predominanza della fiction. Sì, beh sì, ma è così da tempo, è così nei libri, in televisione, è così, ormai è così. La fantasia al potere. La fantasia al potere, almeno nel settore libri, direi negli altri settori no, non è troppo al potere, però sì, per quanto riguarda i libri direi che c'è un'assoluta predominanza. Ed ascoltiamo adesso Michele Cecchini, che è il direttore editoriale della stessa Erasmo. È una scelta o è accaduto così che c'è tutta questa preponderanza della fiction? Non so per quali dinamiche misteriose avvengano queste cose, sembra, no? Una specie di virus che si diffonde, in questo caso del racconto. La narrazione breve, che spesso viene così dalle case editrici considerata una produzione un po' pericolosa, allora per cui si cerca di tradurre con storie brevi, piccole storie. Noi abbiamo ricevuto diverse raccolte di racconti, ci sono piaciute e non so, forse casualmente, forse boh, sono quelle fatti collettivi a volte, no? Nella creazione artistica che si creano, e sono tutte ottime cose, siamo molto orgogliosi. Comunque come casa che è nata, diciamo, molto radicata sul territorio, ci saranno ancora, diciamo, libri basati su Livorno? Sì, la presenza di Livorno è preponderante, sia per quanto riguarda i contenuti delle opere, sia per quanto riguarda gli autori. Comunque noi cerchiamo nello stesso tempo di uscire da Livorno esportando, diciamo, un po' così i nostri autori e le storie che ci raccontano, perché le consideriamo comunque valide e all'altezza anche per un circuito più grande. Abbiamo poi ascoltato una delle autrici presenti, Donatella Stefanini. È importante avere una casa editrice locale. Beh, sicuramente è stata una grossa opportunità una persona come me, perché ho preso il mio manoscritto, ci passavo sempre davanti, conoscevo Franco Ferrucci di vista perché andavo sempre alla Gaia Scienza a comprare libri, quindi, però non lo conoscevo personalmente. Ho detto, avrei scritto un libro, se mi potete dare un parere giusto, un parere spassionato. Invece mi è piaciuto e me l'hanno pubblicato, e questo l'anno scorso il primo romanzo, e ora mi stanno pubblicando il secondo. Al Book Festival. Quindi se non ci fosse stata, diciamo, forse non sarebbe partita la carriera. No, non avrei neanche provato, perché so che spedirli poi passano anni. E poi magari uno, vedendo le persone in faccia, è già diverso, è un modo di... Le grandi case editrici, fortuna che capita poi di essere ovviamente pubblicato, perché è tutta un'altra storia, però mandi una busta e poi che fine fa il tuo libro? Meglio che rimanga in un ambiente cittadino, provinciale, e conosci magari le persone che lo leggono, e vendi le copie che vendi, magari spedirlo e poi... Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.